Let's go! Bene, oggi ho voluto fare un vlog in questo caso perché sono tornato dal Romix, un'esperienza bellissima, incontrare ovviamente tutte quelle persone che mi supportano, mi guardano su YouTube, e la cosa bella non è solo incontrarli magari per una foto, firmare un autografo, ma la cosa bella è incontrarli per parlarci, per chiacchierare di quello che comunque ci accomuna, cioè i videogiochi, Call of Duty, il giocare competitivo o comunque altri giochi in generale. Sono stato contentissimo del Romix, ragazzi, il fatto che siete venuti allo stand Raids, avete visto quando abbiamo giocato ad Overwatch, comunque siete stati lì con me e vi ringrazio tanto pure quando mi avete fermato in giro mentre andavo a comprare qualcosa. Grazie a tutti. Stavo pensando in questi giorni di Romix a fare questo video chiamato Vi prometto che, voglio fare diciamo dei fioretti, voglio farvi delle promesse che voglio cercare di mantenere, perché mi accorgo che tante volte non riesco a seguire tante cose e per esempio voglio, vi prometto, ecco in questo caso iniziamo proprio come il titolo, vi prometto che cercherò di essere più presente nei commenti di YouTube. È una cosa che non ci riesco perché tante volte mi concentro a rispondere principalmente sui messaggi della pagina Facebook, quando invece tanti di voi mi scrivono messaggi sotto i commenti e penso che gli faccia piacere che io risponda anche a quelli, e tante volte non è che mi scordo, ma tante volte proprio non ci penso o comunque non ho il tempo per farlo, perché come sapete ricevo tantissimi messaggi sulla pagina e voglio rispondere anche a quelli, perché mi sento un pochino in colpa quando non lo faccio, perché mi immagino, mi immedesimo nella persona e dico, se io mandassi un messaggio a una persona comunque così e volessi sapere qualcosa, volessi scrivergli pure qualche messaggio che non c'entra niente o chiedergli qualcosa ma solo per scambiare due parole e non ricevessi risposta, cioè ci rimarrei un po' male, specialmente su YouTube che magari è pubblico. Quindi avete ragione, vi prometto che cercherò di essere più presente anche sui commenti di YouTube, come allo stesso modo vi prometto che cercherò di rispondere sempre a tutti come faccio sulla pagina Facebook, e mi scuso con chi magari non riceve una risposta, ma ragazzi ogni giorno ricevo veramente dai 100, 150, alla fine anche 200 messaggi, e comunque dovete anche capire che io non è che sto tutto il giorno davanti al computer, devo fare lo streaming, devo comunque montare i video, devo occuparmi della mia vita privata, eccetera, eccetera. Quindi ogni tanto rispondo ai messaggi di Facebook, come voi sapete, molti di voi lo sanno, rispondo principalmente durante la notte, in questo caso prima di andare a letto, mi metto lì con il cellulare sul letto, sto così, e mi metto a rispondere ai messaggi, cerco di rispondere al più possibile fino a che non crollo dal sonno. Quindi cercherò di fare questo, vi prometto questo. L'altra cosa che vi prometto è, vi prometto di essere più presente su YouTube. Mi dispiace ieri che non ho fatto il video, ma ragazzi sono stato a Milano, poi sono andato a Romix e tra una cosa e l'altra non mi andava di mettere un video così a caso che magari avevo già pronto e registrato, perché a volte mi sento in colpa quando faccio queste cose, quando magari metto un video di backup, se così possiamo chiamarlo, per quando non ho magari idee o cose del genere. Cercherò comunque di essere più presente su YouTube, cercherò di portarvi sempre il solito video giornaliero e a volte addirittura due, quindi vi prometto questo. Vi prometto anche un'altra cosa che molti di voi storceranno il naso, vi prometto che porterò anche altri giochi oltre a COD. Come ho già detto, sto portando The Division, porterò sicuramente Destiny, porterò forse Dark Souls perché è un gioco che mi piace e sicuramente Overwatch. E prima che voi diciate qualcosa, beh, vi voglio dire che praticamente io non voglio che le persone mi seguano per il mio canale che riguarda Call of Duty, ma perché voglio che seguano la persona, Giorgio in questo caso, o Power come mi volete chiamare voi, che comunque vuole farvi vedere video originali, innovativi, la sua conoscenza, il suo modo di giocare e di rapportarsi ai videogiochi, che penso sia totalmente unica qui su YouTube, o che almeno poche persone, perché ci sono comunque altre persone degne di nota che fanno questo. E quindi vi prometto che porterò anche nuovi giochi e vi prometto che cercherò di portare sempre video belli su questi giochi, perché magari anche se non vi piace, cioè magari non conoscete quel gioco, magari non avete un'idea di quel gioco, magari attraverso il mio video potrete capirne un po' di più, al posto di dire ah che schifo, al massimo ci farete un pensierino sopra e dire ah carino questo video, però magari il gioco non lo compro, perché ci può stare questa cosa. A me capita con molti youtuber che vedo giochi che non comprerò mai, però magari il video me lo vedo perché è piacevole, ben montato, eccetera eccetera. Questa è una considerazione mia personale, spero che accetterete. Vi prometto quindi che porterò nuovi giochi e di rimanere sempre lo stesso, non vi preoccupate. Per chi mi segue qua da anni ormai, per chi mi segue dalla fine di MV3, non lo sanno benissimo, non sono cambiato, almeno se sono cambiato diciamo sono maturato molto qui su YouTube, e questo è grazie a voi,
ai vostri consigli, a quella che comunque è tutta la mia storia che ho fatto fino ad ora, quindi vi prometto questo. Allo stesso modo cercherò, vi prometto in questo caso, di essere più presente per tutti voi, non solo qui sul canale YouTube, e vi prometto di essere più presenti nelle streaming. Sì, ho avuto tanti problemi per colpa di questi booter, di queste persone che cercano di buttarmi giù la connessione per non farmi streamare, ma cercherò di essere sicuramente più presente su in streaming anche come un tempo, e voglio dedicare magari una giornata o due a nuovi giochi a settimana, cioè per esempio a settimana magari una o due volte, facciamo così, al mese o tre, portare nuovi giochi che a me piacciono e voglio portare, perché ragazzi non ci guadagno niente a fare nuovi giochi, anzi forse magari molta gente perde interesse, ma quello che voglio fare io è far vedere che non mi focalizzo solo su un gioco, voglio far vedere che comunque sono un amante dei videogiochi, sono un amante delle sport, cioè delle competizioni elettroniche in questo caso, e voglio portarvi questi giochi, e per questo la scelta di Overwatch. Per questo, scusatemi, sta risalendo tutta la colazione, mo tiro un rutto atomico, e comunque voglio portare anche altri giochi che mi piacciono, mi interessano personalmente, e vorrei condividere questa mia passione con voi, ed è per questo che sono qui. Quindi spero che non seguiate Power per Call of Duty e per i video che faccio, ma perché sì, i video ok vi piacciono, magari vi posso interessare, ma anche per la persona che sono e quello che faccio. Quindi è come lo faccio magari, quindi spero vi piaccia questo, diciamo, video di Fioretti, se così possiamo chiamarla. Vi ringrazio a tutti che siete venuti lì a Romix, vi ringrazio a tutti quelli che in questi giorni su YouTube e sulla pagina mi hanno sopportato in questo caso, perché praticamente non sono stato tanto presente, andando sempre lì a Romix, poi tornando a casa, sveglia presto la mattina, di corsa a Romix, mangiare velocemente qualcosa, poi non ci vedo più dalla fame, mi mangio la console per giocare ad Overwatch, no scherzo, a parte queste cose sono stato veramente stressato, ero altri 3-4 giorni prima di andare al Torino, Torino Comics mi pare si chiami, in questo caso sarò lì presente allo stand Liquid, grazie a Beppe e allo staff di Liquid che mi hanno offerto questa possibilità, e sono contento perché comunque mi è sempre piaciuto andare agli eventi competitivi, alle LAN, pure se in questo caso non gioco, forse è il mio primo evento italiano a cui non gioco e vado a vederlo, in questo caso sarò là, quindi farò tanti video, spero di incontrare molti di voi, ci saranno anche altri personaggi, ci sarà Ivan, ci sarà Alberto, ci saranno anche tanti altri youtuber, ci saranno ovviamente i giocatori della community, in questo caso competitiva di Call of Duty, quindi magari se volete venire a vedere, se volete vedere come funziona un torneo, come giocano le varie squadre eccetera eccetera, beh siete invitati. Per chi si chiedesse se c'è lo streaming, non lo so se ci sarà, ma non penso, perché comunque in fiera ragazzi avere una connessione performante per uno streaming ce ne vuole, servono anche poi gli hardware giusti del computer eccetera eccetera. Comunque io spero vi sia piaciuto questo video, mi raccomando lasciate un like, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate di queste promesse, di questi vi prometto che, e magari qui sotto lasciate altre promesse che dovrei farvi, altri vi prometto che dovresti fare questo, dovresti fare quest'altro eccetera eccetera, perché magari molte cose mi sfuggono, non ci faccio caso eccetera eccetera, è normale, sono umano pure io quindi sbaglio. Quindi vi saluto ragazzi, grazie ancora a tutti, e fatemi sapere, mi raccomando, qui sotto, bastardi, let's go.